ragazzi, queste cuffie stanno alla perfezione. Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi vi parlo di loro. Loro sono le Honor Air Buds 3 Pro, appunto della Honor. Adesso ce l'ho una già, quindi l'orecchio sinistro. Loro sono le cuffie di Honor, diciamo le loro Pro appunto, come le AirPods Pro. E loro sono quelle, diciamo, di punta. Sono molto curioso di vedere come si comportano. Vi dico la verità, le aspettative sono alte e insieme in questa recensione completa, anche un po' esperienziale, la andiamo a vedere dopo la sigla. Innanzitutto vi porto con me in studio a vedere subito un breve unboxing di quello che trovate all'interno della loro confezione. Passiamo in studio. Allora, facendo subito una breve chiacchierata, vi dico subito che loro sono resistenti al sudore, quindi automaticamente li possiamo portare a correre con noi, a fare una camminata veloce senza problemi, a differenza, se l'avete visto, se non l'avete visto, andate a vedere la recensione delle AirPods Max, che loro praticamente non li possiamo portare per correre, perché abbiamo visto che comunque si forma all'interno di umidità, si può rischiare, ma non sono comunque adatti. La seconda cosa che mi balza all'occhio è che, ragazzi, in questa colorazione bianca sono praticamente quasi identiche alle AirPods Pro. Dopo ve le metto a paragone e ve le faccio vedere. Vi faccio vedere la differenza, come vi ho detto, con le AirPods Pro, appunto. Possiamo vedere che il colore è praticamente uguale, tutte e due hanno USB-C come uscita. Naturalmente vediamo che le AirPods Pro hanno qui tre forellini per essere rintracciati acusticamente, cosa che loro non hanno, e loro hanno qui da questa parte per resettare le cuffie, mentre le AirPods Pro ce l'hanno qua dietro. Però, come vediamo, sono molto molto simili. La differenza è che le Honor, all'onore del vero, sono leggermente più grandine, ma stiamo parlando veramente di poco. Qui le Apple hanno questa scanalatura per aprire, mentre le Honor non hanno nulla. Però, ragazzi, non cambia veramente di molto. Sono magnetiche e quindi hanno lo stesso concetto appunto delle AirPods Pro. Sono leggermente più grandi, hanno la ricarica wireless e in più hanno il cavo USB-C per ricaricare, quindi abbiamo due possibilità di ricarica. Nello specifico sono fatte molto bene. Non so se riuscite a vederli bene, ma adesso li metto così e vedete come sono fatti. Hanno questo stelo, che dopo andremo a vedere da vicino come funziona, che comunque rimane touch, e hanno il gommino che è intercambiabile naturalmente, e loro hanno sia la modalità trasparenza che la cancellazione del rumore attiva, che adesso andremo a testare. Allora, come vedete, me le sono messe tutte e due nelle orecchie, vi faccio vedere che loro si interfacciano, questo lo faccio vedere dopo, benissimo con i prodotti, gli smartphone Honor. Nel mio specifico caso ho l'Honor Magic V3, vi faccio vedere un po' come interagiscono e l'app con cui gestire appunto tutti i suoi processi, tutte le opzioni che hanno queste cuffie. Ora andrò in una via abbastanza trafficata, cerchiamo di fare un giro all'interno della città
e vediamo come si comportano con appunto la riduzione del rumore. E in più vi lascio anche una clip di quando stavo in aereo. Quindi l'ho provata anche sull'aereo e devo dire che si sono comportate benissimo. Vi anticipo, non sono naturalmente a livello delle AirPods Max, ma è anche normale perché le AirPods Max, abbiamo detto, raccolgono tutto l'orecchio con il padiglione che hanno e riescono a fare meglio di queste, che però sono 10 volte più piccole e più portatili. Quindi questo tenetelo sempre a mente come le AirPods Pro. Iniziamo a fare questa prova. Vado a cercare in giro per la città un posto un po' più trafficato. Allo stesso tempo userò la modalità trasparenza per vedere come funzionano. Ecco, ora entro nell'app e vado a selezionare la cancellazione del rumore attiva. E come vedete abbiamo delle modalità, quindi abbiamo la modalità intelligente, comfort, moderata e ultra. Io proverò la ultra, però capite bene che abbiamo varie step di cancellazione del rumore. Sono qui in mezzo alla gente, sono arrivato qui nella via più trafficata e le sto provando da un po' e vi devo dire che, diciamo, che come riduzione del rumore sono molto molto performanti, però bisogna fare un appunto, anche perché il mio orecchio ormai è sceso da quello che erano gli AirPods Max e quindi è normale che adesso sento una differenza. Naturalmente inserendolo nell'orecchio e attivando la modalità riduzione del rumore è chiaro che non ci isoliamo del tutto dalla gente, dai rumori, questo è chiaro. La modalità trasparenza quando la attiviamo funziona bene, anche se rimane sempre un pochino wattata, e devo dire che la modalità trasparenza dell'AirPods Max, ragazzi, tanta roba. Ora non so se perché all'interno dell'orecchio c'è il tappino delle cuffie, che sono una caratteristica diciamo di questi tipologia di cuffie qua, come le AirPods Pro della Apple, quindi non so se per quello. Comunque funziona abbastanza bene, devo dire, la modalità trasparenza funziona bene e molto la cancellazione del rumore, a patto che mettiate il volume, diciamo, a della musica o di un video, quello che state sentendo, diciamo a più della metà, diciamo sul tre quarti del volume. A quel punto praticamente non sentirete più niente intorno a voi, a meno che, ecco, non siano rumori veramente veramente forti, e a quel livello qualcosa anche con il volume al massimo sentirete comunque. Però devo dire che con le cuffie che ho provato, in generale modalità cancellazione del rumore veramente top, tranquillamente a livello delle AirPods Pro di Apple. Da specificare, non ve l'ho detto all'inizio, che queste cuffie sono uscite già da un anno e mezzo / due, quindi comunque la tecnologia, come sappiamo, va avanti anni luce, ma Honor sono praticamente 2 anni che non tocca queste top cuffie nel suo listino, quindi un motivo ci deve pure essere. Brava Honor, perché da questo punto di vista mi sono piaciute un sacco. E poi arriviamo a delle chicche che vi farò vedere nel video strada facendo. Come detto, la modalità trasparenza, non mi soffermo molto, funziona bene e senza infamie né lodi non c'è da dire assolutamente altro. Quando andiamo a staccare una riproduzione musicale oppure un video, qualsiasi cosa, se noi ci troviamo una cuffietta automaticamente va in pausa, come siamo abituati ad esempio sul mondo Apple, quindi anche qui una buona chicca, brava Honor. Ma io, se chi mi segue lo sa, lo dico sempre che Honor prende molto spunto da Apple. Quindi andiamo a vedere poi nel dettaglio altre cosine. I tasti, che sono tutti naturalmente touch, e praticamente se noi andiamo a spingere con una pressione di un paio di secondi potrà cambiare la modalità da trasparenza a cancellazione rumore. Ora rimetto la trasparenza e devo dire che è molto comodo. Un'altra cosa comoda che ho trovato è il fatto di fare così sopra lo stelo e abbassare e alzare il volume, e devo dire che funziona veramente veramente bene. Con 2 tocchi possiamo dargli un qualsiasi comando, lo decidiamo noi. Io nel mio caso ho messo
che salto il brano, e con un tocco solo invece metto in pausa. Viceversa possiamo con l'altro auricolare dargli altri comandi, come magari chiamare Google, l'assistente vocale, eccetera eccetera. Quindi devo dire che i comandi sono veramente eccezionali. Forse gli manca un aggiornamento software, io metterei anche un terzo tocco, quindi tre volte, per aggiungere magari, non so, un tornare indietro con la traccia o un'altra funzione da mettere. Però devo dire che nel complesso sono veramente buoni, funzionano e non sbagliano quasi mai, nonostante anche nel video precedente, quando ho elogiato Apple con AirPods Max, perché appunto aveva tasti fisici da toccare, perché i tasti touch a volte sulle cuffie sono un po' scomodi, devo dire che loro si comportano abbastanza bene. Per quanto riguarda la durata, abbiamo una durata della batteria che tranquillamente fa un giorno, loro fanno 5-6 ore, ma naturalmente con la loro basetta che vi ho fatto vedere prima hanno lo stesso concetto delle AirPods Pro, quindi mettete dentro e si ricaricano, e quindi tranquillamente non avrete problemi a portare al termine una giornata, ma sicuramente vi dureranno più di un giorno, a meno che non siete proprio delle persone assidue nel lavorarci e nel sentire appunto la musica. Ora vi voglio far vedere, passato in casa, vi faccio vedere la loro app e le loro funzioni, quindi come possiamo programmarle e come possiamo gestirle come più ci piace a noi, comunque per le nostre esigenze. Allora ragazzi, vi faccio vedere che le nostre cuffie, se noi le apriamo, automaticamente, come potete vedere, avranno questa funzionalità qua, che ve la faccio rivedere, è come se stiamo aprendo delle AirPods Pro. Ci dice la percentuale delle cuffiette, eccetera eccetera, e anche del case, del caricabatterie. Molto bello, molto in stile Apple, diciamo. C'è un po' la magia. Allora, andiamo a vedere la nostra app. Mi metto le nostre cuffie alle orecchie. L'app si chiama Airspace. Andiamo a collegare e, come potete vedere, ci dà varie informazioni. Ora la prendo, vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Ci dice subito le cuffie, ce le rappresenta, e poi qua ci dice che sono connesse, la percentuale della cuffia sinistra e della cuffia destra. Inoltre ci dà la ricarica residua del nostro case. Qua sotto nell'app possiamo trovare le varie modalità, quindi possiamo switchare tra una modalità, diciamo, trasparenza in stile Apple. Honor la chiama diversamente, però questa è la modalità trasparenza per sentire intorno a noi. Questa è non attiva, quindi non c'è niente di attivo, mentre qui abbiamo la cancellazione del rumore. Attivando questa funzionalità, praticamente quella che vi dicevo nel video, che non funziona molto bene, e quindi quando riconosce il sistema le cuffie, la nostra voce, dovrebbe smettere di suonare, ad esempio abbassare il volume e metterci in modalità trasparenza, anche se siamo in modalità cancellazione del rumore. Però diciamo che funziona un po' a metà. Questa è una funzionalità che possiamo attivare. Se andiamo a mettere la cancellazione del rumore, come vedete ci viene fuori un'altra modalità, e possiamo switchare tra tutte queste modalità, come vi ho fatto vedere: intelligente, comfort, moderata e ultra. Se andiamo a mettere la modalità intelligente, saranno proprio loro, un po' l'intelligenza artificiale, a riconoscere i suoni intorno a noi e a mettere la modalità più performante. Quindi usciamo, ritorniamo nel menu. Ora metto la modalità trasparenza, almeno sento meglio anch'io quello che dico. E qui la cosa più interessante, come vi dicevo, che queste cuffie sono anche multipoint, e quindi le possiamo associare a più dispositivi, ossia due dispositivi contemporaneamente. Quindi se io ho due smartphone, come nel mio caso un iPhone e l'Honor Magic V3, li associo tutte e due, e automaticamente con le cuffie alle orecchie posso rispondere sia se mi arriva un messaggio o una chiamata vocale sull'iPhone, o viceversa sull'Honor. Posso sentire ad esempio la musica sull'Honor, e nel frattempo, se mi chiamano sull'iPhone, posso rispondere e loro si collegano nella cuffia, riescono a capire dove dare la priorità, e quindi capiscono che sta suonando l'iPhone
e quindi se rispondo loro si collegano all'iPhone. Tanta roba, stessa cosa, vedete, io lo uso a volte per il MacBook Pro, quindi posso tenerle configurate con l'Honor e il MacBook, oppure con iPhone e MacBook, e devo dire che funzionano bene. Inoltre nell'app troviamo quale scorciatoie, come possiamo usare. Se facciamo due tap, io ho messo che a sinistra va il brano successivo, mentre a destra mi chiama l'assistente vocale. Naturalmente, cliccando sopra, abbiamo un menu a tendina e possiamo scegliere qualsiasi cosa noi vogliamo. Quindi possiamo mettere brano precedente, brano successivo, riproduci, sospendi la voce, eccetera, eccetera. Spero che in futuro Honor faccia altri aggiornamenti e aggiungerà altre cose. Ad esempio, secondo me manca il terzo tap, cioè quindi con tre tappate sulla cuffia dare loro una funzione, però diciamo che per il momento ci accontentiamo. Se teniamo premuto possiamo scegliere anche qui altre modalità. Io ho messo controllo del rumore, però possiamo scegliere quello che vogliamo. E scorrendo invece, mettendo scorri, come vedete qui sopra, possiamo aumentare e diminuire il volume, come ci fa vedere appunto la figura. Molto ben fatto. Poi abbiamo un trovo auricolari in stile Apple, abbiamo il test di vestibilità delle cuffie, qui possiamo aggiornare il firmware, possiamo vedere se ci sono aggiornamenti, ci dice che la versione è aggiornata, qui c'è la guida e qui possiamo andare nelle impostazioni e switchare rilevamento intelligente dell'utilizzo. Io lo lascio attivo e questa, diciamo, è un po' l'app dove noi possiamo giocare e andare nelle funzioni delle nostre cuffie. Devo dire fatta abbastanza bene, migliorabile in qualche frangente, ma nel complesso devo dire che è abbastanza semplice come utilizzo e mi è piaciuta. Da studio è tutto, ci vediamo di nuovo in esterna. Per quanto riguarda la durata della batteria, mi sono dimenticato di dirvi che hanno anche la ricarica rapida e quindi con 5 minuti di ricarica avrete 2 ore di ascolto, cosa non da poco. Un'altra cosa che c'è da dire di queste cuffie, nonostante così piccole, con il peso di soli 5 grammi all'una, è tanta tanta roba, credetemi, all'orecchio non si sentono proprio. E c'è da dire che Honor è riuscito a mettere all'interno un doppio driver da 11 mm, quindi tanta tanta roba. Allora, adesso mi sono messo su questa panchina e ho ascoltato della musica, e l'ho ascoltata sia con la modalità trasparenza che con la riduzione del rumore attiva. Vi ricordo, tra l'altro, per la riduzione del rumore attiva che la modalità intelligente funziona veramente bene, quindi loro capiscono e si adattano all'ambiente circostante, del tipo se siete in aereo attiveranno una sorta di modalità ultra, se invece state in biblioteca useranno una modalità comfort. Quindi anche da quel punto di vista brava, e la funzione funziona molto bene. Inoltre, come andremo a vedere poi dopo nell'app, c'è una funzione dove possiamo switchare e praticamente loro capiscono quando noi interagiamo, parliamo con un'altra persona, e stoppano la musica e fanno prevalere in modalità trasparenza la nostra voce. Quindi anche in quel senso brava Honor per la specifica, ma devo dire che tramite un aggiornamento software si dovrà sicuramente intervenire, perché questa funzionalità il più delle volte preferisco disconnetterla, perché secondo me non funziona proprio bene al 100%. Diciamo che il 50% delle volte fa bene il suo lavoro e il 50% delle volte no, quindi io preferisco tenerla disattivata fino a un altro aggiornamento software. Ma parlando, diciamo, della nostra musica come si ascolta, c'è da dire che loro si comportano veramente veramente bene. Hanno dei bassi molto accurati e hanno degli alti molto molto cristallini, quindi bravissima Honor dal punto di vista di come si suonano e come si sentono. Come vi ho già detto in altri video delle cuffie, io sicuramente non sono un audiofilo, però comunque ascolto molta musica e un pochino ci capisco. Poi insomma, loro non è che sono delle cuffie professionali per sentire una musica a livello pro, però fanno veramente bene il suo lavoro. E vi posso garantire che probabilmente lato musica fanno anche meglio delle AirPods Pro. Non so se è questo driver di cui vi ho parlato da 11 mm, ma sicuramente
perlomeno i bassi, non dico gli alti, ma i bassi sono veramente più performanti rispetto anche alle AirPods Pro, appunto. Per la musica, per i video, insomma, secondo me prova superata alla grande. Adesso cambio la location, continuo a fare una passeggiata in giro per la città e le proveremo a livello di chiamata, così vediamo a livello di chiamata come ci sentono dall'altra parte e come riusciamo a sentirli noi. Questa è una prova che sto facendo con gli auricolari indossati della Honor, gli AirPods 3 Pro, e sto facendo questa prova per farvi sentire la mia voce in questa clip e fatemi sapere nei commenti come si sente. Allora, adesso vi faccio sentire la chiamata. Nel frattempo ho registrato questa clip, perché comunque Honor ci dice che indossando gli auricolari e facendo le riprese con gli smartphone Honor praticamente ci dà una riduzione del rumore intorno a noi grazie ai microfoni e alla conduzione ossea e ci riduce il rumore del vento. Dalla clip che vi ho girato qui nel video fatemi sapere che cosa ne pensate, come già vi ho detto. Tra l'altro c'è da dire che se giocate spesso o comunque io mi capita di montarci anche video e quindi fare video editing, devo dire che riesco a gestire comunque bene le tracce perché questi auricolari hanno anche una bassissima latenza e quindi non avrei del problema che non so, sono senza cavo e sono Bluetooth. Anche da questo punto di vista non ho fatto un bel lavoro. Ciao, guarda, ti sto chiamando perché sto facendo una prova con gli Honor 6 Buds 3 Pro. Sto provando a chiamarti, dimmi tranquillamente come mi senti dall'altra parte. Io devo dire che ti sto sentendo molto molto bene, sto usando la modalità trasparenza in questo momento, mi sento bene la mia voce. Tu come mi senti? Ok, bene, molto bene, perfetto, grazie. Adesso provo a mettere nello smartphone la modalità cancellazione del rumore. Ok, come mi senti adesso? Ok, e perfetto, e senti anche un po' meno rumori di fondo. Ok, perfetto. Ok, io sento un po' più ovattata la mia voce quando parlo con te, però devo dire che si comportano bene. Grazie. Ok, grazie mille. Allora, amici, come avete visto, lato chiamata, devo dire che si comportano bene, molto bene, e sinceramente non noto nemmeno queste grandi differenze con le Apple. Diciamo che le Apple fanno sempre un filino meglio secondo il mio punto di vista, però tranquillamente le potete usare se fate molte chiamate, sono consigliatissimi e fanno bene anche il lavoro di ridurre il rumore sotto la chiamata e ridurre anche il vento. Quindi devo dire che si comportano veramente veramente bene. Diciamo che per quello che riguarda le prove in generale su strada, per le chiamate, per i vlog, tutto quello che ci serve per la musica, per la riduzione del rumore e la trasparenza, e vi ho fatto vedere anche mentre correvo una clip, non c'è problema con il sudore, quindi diciamo che sono a 360 gradi complete, non gli manca nulla assolutamente. In qualche cosina fanno un po' peggio della concorrenza, ma devo dire che se la giocano realmente alla pari. Ma comunque le conclusioni le traiamo dopo. Adesso passiamo in studio, a casa. Vi faccio vedere, come promesso, l'app. Un'altra cosa me l'ho dimenticato, loro naturalmente con il discorso batteria e hanno la ricarica wireless, quindi se avete uno smartphone con la ricarica inversa naturalmente lo potete ricaricare tramite lui. E niente, ora vi faccio vedere l'app proprietaria e quello che potete gestire di queste cuffie con la sua app. Cosa interessante, perché ad esempio, come sappiamo, la Apple fa tutte le magie possibili e immaginabili, ma comunque rimaniamo castrati nel suo mondo e non possiamo muovere qualsiasi opzione a nostro piacimento. Mentre invece Honor qui ci viene incontro con la sua app, dove praticamente possiamo switchare le opzioni che più ci aggradano. Quindi non perdiamo altro tempo, passiamo a vedere la nostra app, poi ritorniamo qua perché vi dirò per strada invece le conclusioni e il prezzo di queste Honor. Allora, amici, nel frattempo si sta facendo un po' buio, siamo ritornati qui
per strada. Dopo aver visto l'app vorrei tirare delle conclusioni. L'app innanzitutto secondo me è fatta abbastanza bene, potrebbero avere ancora degli accorgimenti, però la sostanza è che comunque con Honor ad esempio l'app c'è per gestire il tutto e con Apple no. Non mi sento di dire che Honor ha fatto un brutto lavoro, anzi. Un'altra cosa ci tengo a dire, sempre adesso che avete visto l'app, che ve l'ho già detto, però è quella che praticamente queste cuffie qua fanno una cosa che per tanti è indifferente, ma che a me mi cambia il modo di usarle, appunto. Perché quando voi, magari nel mio caso, avete due smartphone o comunque avete un altro dispositivo che potrebbe essere un computer, un tablet, eccetera, eccetera, il fatto di avere un multipoint, ossia di poter switchare, di mettere le cuffie che riescono a gestire sia l'uno che l'altro dispositivo. Io ad esempio tante volte vado in giro con due smartphone e potendo mettere queste cuffie sia sull'iPhone che sull'Honor, mi ha cambiato un po' la vita, perché o mi chiamano dall'iPhone o mi chiamano dall'Honor, io con le cuffie qua non mi perdo nessuna chiamata e posso sempre essere connesso con entrambe le cuffie senza switchare dalle Honor alle Apple. Quindi questa secondo me è tanta roba. Provate anche con il computer, quindi switchate dal computer al telefono Honor, siete sempre connessi. Questo lo decidete voi, è chiaro, sono due dispositivi. Mentre Apple naturalmente ci ha abituato che una volta configurate le cuffie passiamo dal dispositivo X, che può essere iPhone, a iPad, a Mac, senza fare niente, lui capisce perfettamente, quindi da lì Apple è la regina, fa la magia. Però quando dobbiamo interfacciarci con un dispositivo Android o Windows, lì sorge un po' un problema, cosa che invece queste cuffiette qua lo bypassano perfettamente, e per me è stata una cosa molto ma molto gradita, ripeto. Detto questo, tirando un po' le conclusioni, vi dico che le cuffie mi sono piaciute tantissimo sotto tutti gli aspetti. Non sto qui a rielencarvi, però le chiamate tra tutte, il fatto di portarle a correre, si sono comportate bene con il vento, sull'aereo, hanno tutte le caratteristiche per essere appunto delle cuffie chiamate pro, e Honor ha fatto veramente centro con queste cuffie. Brava Honor. Se dobbiamo trovargli un difetto, come vi ho detto, forse quella funzionalità che quando l'attiviamo, se noi parliamo, lei disconnette la musica e abbassa e ci fa sentire la voce con l'interlocutore. Quella non funziona bene, come ho detto, però non tutte le ciambelle vengono quel buco. Quindi le consiglio assolutamente sì. Se siete solo utenti Apple, allora no, andate sulle AirPods, che siano pro o no. Se invece, come me, a volte testate altri dispositivi, avete dispositivi sia Apple che Android o Windows e Mac, allora secondo me queste cuffie potrebbero fare veramente al caso vostro. Parlando di prezzo, che comunque è una cosa importante, loro si attestano sulle 200 euro adesso, perché appena uscite comunque costavano di più, però devo dire che su Amazon le trovate tranquillamente sui 130 euro, sono tranquillamente reperibili. È un po' più complicato, vi dico la verità, trovare il colore grigio, che non è male, anche se forse è un po' invasivo, e questa è naturalmente l'altra colorazione, cosa che ho io, che è quella bianca, che è simile a quelle che siamo abituati a trovare appunto nelle cuffie Apple, e comunque è molto bella, a me piace. Quindi abbiamo queste due colorazioni. Niente, mi sembra che vi ho detto tutto. Se ragazzi mi sono dimenticato qualcosa, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi, vi risponderò appena posso. Se il video vi è piaciuto ragazzi, mettete un bel mi piace, che fa crescere sempre il mio canale e la nostra community. Se ancora non l'avete fatto, switchate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno sul canale. E inoltre, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social, Instagram su tutti, dove è il social che vi spoilerò tutte le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi, con queste Honor Airbuds 3 Pro vi saluto e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!